Prima squadra che cambi dopo Brescia, che effetto fa? Sì, dopo parecchi anni, 15 anni a Brescia, nel corso del giovanile, è più trasferito. All'inizio è stato, sono sincero, è stato strano perché il cambiamento, credo che comincio spaventi, o il mettersi in discussione a 30 anni non sempre è facile, però si parlava prima di gruppo e nonostante siano passati pochi giorni, ho trovato davvero persone, compagni disposti a farti stare il meglio possibile, ad accoglierti e a farti sentire uno di loro già dalle prime battute, quindi questo credo che per me, soprattutto per il mio trasferimento, sia stata una cosa fondamentale. Che effetto fa il trovare la Serie A? Fa un bel effetto perché con Brescia ho vissuto 2 anni, una volta marginalmente per degli infortuni, un'altra volta con tante difficoltà, però credo che sia l'ambizione massima di qualsiasi persona, ragazzo che fa questo lavoro, che non è in realtà come Empoli, dove si sviluppa un calcio a volte diverso dalle altre società perché ti mettono nelle condizioni ottimali per esprimerti, credo che sia ancora meglio. Senti, una realtà questa, come accennavamo prima, con la quale tutti siamo confrontati spesso da avversario, però con il Brescia sono state fatte veramente tante battaglie. Se me lo dice perché sono passati tanti anni. No, sì. Perché sei sempre stato uno degli avversari peggiori, proprio me lo dicevano prima. Me lo dicevano prima, sì, tante battaglie, tante emozioni. Ricordo i playoff vinti, ricordo delle partite perse, comunque ricordo sempre. Siamo sempre stati fastidiosi per l'Empoli, però ecco. Te in particolare. È sempre stata una realtà comunque che anche l'avversario guardavi con occhi diversi, con occhi interessati. Esserci adesso è bello motivo di cioè anche noi ora ci aspettiamo quei giocatori quello normale, credo che le aspettative facciano parte del gioco del calcio su qualsiasi ragazzo, quindi sicuramente il massimo impegno da me lo avrete dentro e anche fuori dal campo cercherò di portare esperienze che ho avuto magari come capitano, come vecchietto tra virgolette qui sono vecchio. Diciamo che non me l'aveva ricordato. Senti Marco, un ragazzo come te, che sabato compie, credo, 30 anni ufficialmente, cosa cerca da questa stagione? Ma sicuramente, ma guarda, cercavo a Brescia nonostante tanti anni come cerco qua, quindi ogni volta credo che sia un rimettersi in discussione per chiunque, dal più giovane al più vecchio, quindi sicuramente tutti vogliono giocare di più, però come dicevo prima, cercherò di essere a disposizione in qualsiasi situazione, se in campo ovviamente meglio, credo che questo sia scontato da parte di tutti. Mi aspetto quello che si aspettano tutti, fare il massimo per cercare di salvarsi il più possibile. Senti, la differenza di Maiello, la tua è stata una trattativa lampo? Sì, la mia è stata una trattativa lampo anche perché ero a Coverciano con gli svincolati, quindi ero con 60 ragazzi che non hanno squadra, è stata un'esperienza particolare anche quella, perché vedere comunque tanti ragazzi che non riescono a fare quello che vorrebbero fare, quello che hanno cominciato da anni a trovare a piedi, è stata una bella esperienza, però sì, è stata una trattativa facile, anche perché mi hanno cercato e a una società come lei poi non si può, a prescindere che fossi svincolato o faccio cercare con tuo ex compagno. Sì, parecchi ex compagni, è stato Alessandro Guder, c'è stato Emile Corri. No, dicevo, sta cercando un tuo ex compagno. Ah, però. Sì, perché si ricorda Pietro di quando sta fatto l'anno a Brescia che ho corso per lui e allora mi doveva qualcosa. C'era un debito.